tutta la forza travolgente di una donna di nome Marise, di professione ostetrica, da anni volontaria nello stato del Mali, nell'Africa occidentale, per mettere insieme quel che vedete e quello che hanno visto centinaia di spettatori lo scorso weekend a Stra, nei giardini della Patrizia Villa Pisani, il maestoso progetto dell'architetto Palladio sulla riviera del Brenta. Uno spettacolo sotto forma di recital a cui hanno partecipato 120 volontari, giovani e giovanissimi, futuri papà, neonati e poi loro, 22 mamme in attesa, 22 mamme e i loro pancioni, che a conti fatti portano attori e figuranti a quota 44, compresi i bebè che stanno per venire al mondo. Tutti quanti ad attendere la decima luna, così si intitola lo spettacolo, perché forse tutti non sanno che per portare a termine una gravidanza ci vogliono 9 mesi, ovvero 40 settimane, ovvero ancora 10 lune nuove. La decima corrisponde proprio al primo vagito della vita. Ma non è così dappertutto, perché i mali neonati prematuri non vengono rianimati e anzi finiscono gettati nella spazzatura. Questo teatro in musica, scenografie allegoriche e suggestioni rappresenta quindi la vita possibile anche in Mali. L'incasso della serata servirà ad acquistare materiale per la sala parto dell'ospedale di Kutiala e un'incubatrice, perché altrimenti i neonati prematuri vengono scaldati alla luce del sole e spesso non ce la fanno. Ma servirà anche per dare dignità ai detenuti del carcere africano, dove mancano anche i materassi per dormire. È stato doloroso per me vedere bambini che mi morivano in grembo perché non avevo nulla da dargli da mangiare, e allora ho detto: quando ritorno con la mia creatività metterò in scena qualche cosa con il mio lavoro, e sono diventata un'ostetrica direttore artistico. Esatto. La scenografia mozzafiato schiude il caos primigenio che attraverso i quattro elementi vitali, terra, acqua, aria e fuoco, diventa incontro di due corpi e due anime. Ed ecco finalmente la nascita, ecco il mistero finalmente svelato. Attendiamo la madre natura che arriverà con il bambino. È una bambina. Dunque in tre, anche il papà partecipa questa sera? Con che ruolo? Anche il papà hanno lasciato una piccola parte perché la protagonista è lei questa sera, sono loro due anzi. Per una di queste donne la decima luna è arrivata proprio a fine spettacolo, la notte ha portato al mondo suo figlio, la vita supera sempre la finzione scenica.